Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero. Parola del Signore. Abbiamo imparato e visto tante cose, ci siamo aiutati attraverso incontri, bellezze, anche a crescere nella fede, nella nostra fede cristiana, in una terra che è fondamentalmente islamica, di cultura e di fede islamica, perché la fede di Dio viaggia sulle linee della storia e della geografia. Quel brano che abbiamo ascoltato del piccolo seme ci ha richiamato molto quanto ci diceva l'altro giorno il frate francescano. È vero, sono solo 30, sono solo 15, ma la Chiesa funziona così. La Chiesa nasce da un fallimento della croce e da un gruppo di 12 persone, di cui uno era pure traditore. La Chiesa non si spaventa di fronte alle piccolezze del seme che pone nella terra, perché sa che c'è lo Spirito di Dio che la porta avanti. L'importante è seminare. C'è qualcuno che semina e qualcun altro che mieterà, nella totale gratuità. Questo fanno i cristiani. Altrimenti, perché dovremmo costruire qualcosa per le generazioni future? Con gratuità si semina e qualcun altro mieterà e raccoglierà il meglio di quello che noi abbiamo seminato. Torniamo a casa con tante belle cose da raccontare. Non dimentichiamo di raccontare le bellezze dell'arte che abbiamo incontrato e la bellezza, come diceva Don Armando, anche delle persone. Noi poi abbiamo la fortuna di avere il Signore Gesù, un di più, la differenza cristiana, potremmo dire. Quel Signore Gesù che dà pienezza alla creazione, alla storia del mondo, che dà pienezza anche alla nostra vita umana, attraverso quel comandamento che San Paolo ci ha bene detto nelle letture, sopra di tutto la carità. Questa è la differenza cristiana. Così torniamo alla nostra comunità, ma non come quando siamo partiti, più ricchi nell'umanità e più ricchi nella fede. Con questo spirito, che è fatto di interessi geografici, artistici, storici, ma anche con quello di chissà che c'è qualcosa di più grande sopra di noi, torniamo a casa. Se,
vivo e salvo.